Quando con Kulusevski quello si butta addosso così, dice, è stato ingenuo Koulibaly. Qua Bernardeschi lo tocca e dice, ma quello è andato verso... Siete disonesti, ma proprio pagati. Disonesti, pagati. Amici bellini, me la guardo, l'avevo promesso e ce la guardiamo. Però distrattamente, sai, gioco al mio giochino, devo finire una partita, sono cose importanti, cose meno importanti, insomma. Niente di meno! Io sto tutto distratto perché sto giocando, questi non possono essere pericolosi. Mi rifiuto di pensare che il Lione possa essere pericoloso. Mi rifiuto. Maronna, non l'ho visto, sto giocando. Così non si può, devo finire la partita. Non posso mettere pausa. È uno di quei giochini dove tu non puoi mettere pausa. Come faccio? Prende il pallone, inciampa, ma già arrivate con calma. Non si può fare così. Sto perdendo, così perdo il giochino, perdo la cosa, perdo tutto. Se l'arbitro ha visto qualcosa, quindi non ci vogliamo credere. Nel frattempo questa è una partita straordinaria. Calcio di rigore confermato. Allora è tutto vero. Io ho vinto. Vedete? Depay, ma questo lo sbaglio. Parte Depay e Leone in vantaggio. Lo scavino. Vabbè, adesso basta giocare, ci concentriamo per vedere la remontata, perché la Juve, a parte gli scherzi, non è nuova a cose del genere. Ricordiamo i tre gol di Ronaldo, Atletico Madrid, insomma, un Atletico Madrid molto più forte oltretutto del Lione, quindi sarà più avvincente, loro faranno, si esalteranno ancora di più e poi perderanno in finale come se. Ah ragazzi, io ovviamente il rigore lo devo rivedere, ero distratto e non giudico, però che nessuno si azzardi a dire ma il rigore, perché è l'alibi dei perdenti. Ce l'avete insegnato voi per anni e anni. Il rigore va a appellarsi agli arbitri e l'alibi dei perdenti. Quindi dimostrate di essere più forti degli arbitraggi, come dite sempre, ma quello è più forte. E allora anche l'arbitraggio sfavorevole si ribalta. Forse Higuaín era al di là, non sembrava. Ragazzi, ma state contestando. Cioè, forse Higuaín era al di là. Stanno contestando tutte le decisioni arbitrali. Ma non vi va bene, non vi va bene proprio. Io poi vi devo ricordare che all'andata contro il Barcellona, sul gol loro c'era un fallo su Insigne e poi ci fermarono su un fuorigioco inesistente, rivisto poi dal VAR, senza le linee. Non mi ricordo tutta questa indignazione quando avete fatto la telecronaca per noi, però sono. Probabilmente la mia memoria, probabilmente. Ha fatto una magia Bernardeschi, adesso lo voglio. Adesso datecelo. Ha fatto una cosa bellissima. La verità è che Leone ha segnato troppo presto e adesso stanno schiacciati e quindi mo la Juve farà un dominio forsennato, segneranno almeno un paio di gol nel primo tempo e poi nel secondo daranno la botta finale. Io mo alcuni amici dicono, ma com'è che sembra che già l'hai vista quando fai i commenti? Non sto, vedete la partita andare là, sarebbe un lavoro di editing incredibile, registrare la partita, fare il commento dopo, non si può fare. Non ha, diciamo che non ha senso. Sono, diciamo, previsioni d'istinto, queste sono, nient'altro. È qua. C'è Aguar che va verso Bernardeschi. Ma stai zitti, Aguar che va verso... Voi siete la disonestà fatta commentatori. Quando con Kulusevski quello si butta addosso così, dice, è stato ingenuo Koulibaly. Qua Bernardeschi lo tocca e dice, ma quello è andato verso... Siete disonesti, ma proprio pagati. Disonesti, pagati. Aggiungo, per onestà intellettuale, che questo rigore è uno scandalo, che non si dovrebbe dare in nessun caso, perché quello continua la corsa, ok? Quindi vuol dire che non ha avuto un grande danno, per quanto mi riguarda, ma la vostra disonestà intellettuale mi fa godere da pazzi. Mi vedete più leonessa così? Più selvaggia. Ha preso il rigore sul... Allora, poi questo mi fa venire in mente un'altra cosa, che finché le tira Ronaldo... Avete perso un tiratore come Pjanic che è molto spesso più efficace. E c'è il calcio di rigore, ragazzi. Poi uno si lamenta dell'arbitro. Se c'è, non bisogna lamentarsi. Ce l'ha attaccato però! Sentiamo. Il braccio attaccato al corpo va verso il pallone.
Aiù, più di così non si può tenere un braccio. Come voleva si dimostrare? Non ne hanno fatti due nel primo tempo. Hanno ancora tre minuti, ma poi sarei veramente Nostradamus. Troppo presto ha segnato il Lione, quindi adesso la remontata. Ragazzi, questo è l'arbitraggio esattamente al contrario di quello di Getafe Inter, dove l'arbitro lasciava andare tutto. Quest'arbitro invece chiama tutto. E l'importanza alle volte anche di capire il metro arbitrale, perché uno dice, ma però li ha chiamati tutti, di qua e di là. È una roba rara in Italia. Non si è mai visto una protesta in questo modo su un fuorigioco. Mai visto. Dubois Dupont, uomo di fiducia e sfiducia. E questa citazione la può capire soltanto mio padre. Capolavoro, capolavoro di sinistro, capolavoro. Quando si deve dire, si deve dire. Le vince da soli, da solo, da solo, da solo. Quest'uomo qua inquadrato non ha fatto niente quest'anno. Vince da solo Ronaldo. Applausi, veramente. Quando c'è da dire, c'è da dire. Poi non dite che io non sono Nostradamus quando la remontata si completa, perché hanno segnato troppo presto quelli del Lione. È così. Non è finita, arriva Cacré di testa. Chesney recupera la posizione. Che è successo là? C'è una grande protesta. Qua il VAR deve guardare, Questo deve essere un segnale per noi, per far giocare Insigne o meno. Io insisto su Elmas. L'ha detto anche Antonio Moschella, che Elmas non lo conoscono. Ci bruciamo una sostituzione. Come mai non è entrato Simone Muratore poi, visto che è un top? Sta avvicinando, il gol è nell'aria, perché lo sapete come fanno questi qua all'ultimo, quando poi non possono più recuperare gli avversari. Direi verso il 92esimo, va! La mia previsione. Non aveva inevitabile tentare la tutta. Com'è uscito? Ragazzi, ma voi dovete rimanere sulla bandierina. Eccola qua. Cioè, invece di rimanere sulla bandierina, come dovrebbe una squadra intelligente, vi piacete. E quindi tunnel, cosa, perdita palla. Ed ecco che arriva la siringa che meritate. Eccola qua, al 92esimo. Che vi avevo detto? La punizione. Ci prova ovviamente Cristiano Ronaldo. Qua. Mamma mia, vedi l'inesperienza di uno che deve tenersi il pallone sulla bandierina e la tira fuori. Una roba inguardabile. Il portiere che non esce. Mi state cacando sotto. It's a shame. Quello è Ponte. Si chiama Ponte ed è un fallo che tu chiami ogni volta che i giocatori tuoi si buttano a terra. Io non volevo farlo, ma lo devo fare. Siamo a 6 minuti e mezzo, facciamo fischiare l'arbitro. Esatto. Ah, siete usciti! Siete usciti! Fermi tutti! Ce lo manteniamo breve, perché subito voglio postarlo. Ve lo meritate, amici bellini. E nel caso tu, proprio tu, che sei venuto qui per l'occasione, che non sei uno dei nostri, che non sei iscritto e che metterai il pollice giù perché vi conosco, mascherine, in periodo di Covid, siete i benvenuti. Lasciate i vostri commenti, fate quello che vuoi. E già so che verrete poi domani a sfottere, a rincarare la dose, qualora dovesse accadere anche a noi, ma a noi è scritto Barcellona Lione, no? La Juventus Lione, Barcellona Napoli, quindi per noi è scritto. Venite, vi accolgo con amore. E non, io una volta cancellavo i commenti, sono cambiato da New York. Valerio Fluido è tutto, è stata una partita molto divertente. Ci vediamo domani, perché domani io vado in ansia.